Benvenuti o bentornati su Glass Giraffe. La puntata di oggi è un po' particolare, è dedicata a tutti i bambini. Ed è anche un episodio di didattica a distanza, perché le curiosità fanno sempre, sempre bene. Parliamo di una cosa molto particolare oggi. Del pesce di aprile. Allora, il pesce d'aprile è un'usanza popolare, si usa per scherzare. Sappiamo bene che nel giorno di oggi è possibile fare degli scherzi, un po' come a carnevale, diciamo che quasi ogni scherzo vale. Però, giustamente, vi verrebbe da chiedervi come mai si chiama così, se esiste solo in Italia, se esiste anche nel mondo, se ci sono delle caratteristiche comuni in tutto questo. Beh, ogni domanda avrà la sua risposta e poi vi racconterò anche un piccolo episodio che è successo a me durante l'April Fools, il pesce d'aprile in lingua inglese. Ma arriviamo anche a voi. Per chi vuole, qui sotto nei commenti, mi può raccontare il suo pesce d'aprile, o che ha subito o che ha fatto per essere divertente. Torniamo a noi. Pesce d'aprile abbiamo detto. Allora, April Fools, scritto April come aprile in inglese, Fools, Fools. Che cosa vuol dire questo? Allora, in inglese sapete bene che c'è un'espressione per dire scherzo, che è joke, scritto J-O-K-E, joke, ok? Come mai si usa fools? Perché anticamente, diciamo che adesso, foolish, il suo rafforzativo, si usano per indicare una persona folle. Perché il pesce d'aprile è uno scherzo, ma è come se fosse uno scherzo dichiarato. Tutti sanno che il primo aprile si fanno gli scherzi, quindi devi essere un po' folle per farli. Ed è per quello che non usano jokes, ma usano fools, perché plurale, si dice che uno farà più di uno scherzo il primo aprile. Quindi abbiamo visto un po' l'origine della parola. Però questo animale qua, il pesciolino, come mai è proprio un pesce? Beh, questa è una credenza popolare. La tradizione vuole che fosse un pesce. Perché nei posti di mare marittimi, che quindi hanno un'economia basata sulla pesca, in aprile i pescatori tornassero spesso a mani vuote, quindi andavano la mattina prestissimo, quando ancora il sole non è sorto, a fare la loro pesca, la loro attività lavorativa, ma tornavano con le reti o vuote o quasi vuote, e quindi erano oggetto di scherzo da parte della comunità. Questa è la leggenda che viene raccontata per il pesce d'aprile. Poi diciamo che questa presa in giro è stata cambiata soprattutto in ambito scolastico, dove appunto succedono queste cose. Succedono che vengono preparati questi pesci, vengono ritagliati, vengono bucherellati oppure con lo scotch attaccati dietro una persona, e quindi praticamente ci si ritrova in un vero e proprio branco di pesciolini, e la persona che ha il pesce attaccato sulla schiena, sullo zaino o dovunque venga attaccato non lo sa, e quindi si ritrova, wow, dentro assolutamente lo scherzo. Adesso, prima di sapere sotto nei commenti quello che è successo a voi, vi racconto quello che è successo a me. Allora, io 4 anni fa avevo preparato una lezione di inglese sull'April Fools ed ero in una classe quarta dove sono entrato con la chitarra, con le cose, avevo anche preparato una canzoncina, ho preparato l'origine, ho preparato le parole, come mai non si usava jokes, ma si usava fools e tutte queste belle cose. Inizio a scrivere alla lavagna, inizio a spiegare, inizio a... Dopodiché si alza un mio vecchio alunno
e mi dice: "Maestro, non ho capito una cosa, posso avvicinarmi un attimo?" Io ero di schiena alla lavagna e gli dico: "Sì, certo, c'erano tante cose sulla lavagna." Dico: "Ma cosa non hai capito? Questo, quest'altro?" E niente, lui in quel momento lì mi ha attaccato senza farsi notare il pesciolino con lo scotch dietro la schiena. Io sono tornato a casa, in macchina, non mi sono accorto di niente. Dopodiché arrivo a casa, mi vesto da casa, tolgo i vestiti che avevo al lavoro, eccetera, e vedo che sul maglioncino c'era il pesce firmato dal bambino che faceva la linguaccia. Beh, questa è proprio una delle storie da pesce d'aprile. Era riuscito a farmi uno scherzo senza che io me ne accorgessi, addirittura durante una lezione sul pesce d'aprile. Quindi è stato veramente divertentissimo. Il giorno dopo mi sono complimentato con questo mio studente.